Una pescara da bere, sì, fino a mezzanotte però, perché dopo l'esposto dei residenti il prefetto ha ricordato una legge del 2001 sulla somministrazione degli alcolici. Niente alcol ai tavoli fuori su suolo pubblico dopo la mezzanotte è una notizia che ha fatto sobbalzare gli esercenti, ma sta dividendo e imbarazzando anche la stessa maggioranza di centrodestra. Insomma, una posizione scomoda quella dell'amministrazione Masci, che deve mettere d'accordo le esigenze dei residenti e quelle dei commercianti nel rispetto delle regole. Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, parla di situazione paradossale. Ma il paradosso, se dovesse essere applicata in maniera definitiva quello che propone il Comitato e che dice anche la legge del 2001, dalle mezzanotte in poi non si può somministrare più nelle aree pubbliche le bevande, però io posso entrare fino alle 3 dentro un bar, consumare dentro, oppure prendere la bevanda e berla fuori le piazze, fuori le vie. Quindi ci sarebbe un paradosso molto evidente. Io ritengo che tutta questa situazione sarà minimizzata in questi giorni, perché ci sono diverse interlocuzioni con il prefetto, con le associazioni di categoria, con il sindaco ovviamente in primis. Noi come Fratelli d'Italia siamo per il rispetto totale delle leggi, per le sanzioni, ma vogliamo favorire la libera imprenditorialità nella maniera più giusta, anche perché potrebbe accadere che poi nella provincia di Pescara si applica questa legge e poi nella vicina Francavilla tutto ciò non viene applicato. Quindi speriamo che il buonsenso in questi giorni prevalga. In questo modo la movida si sposterà, ne è convinto anche Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara. Beh, veramente sta facendo discutere, non ci si riesce manco a capire, perché oggi è sufficiente che un comitato, un'associazione contro un'altra organizzazione scende in piazza e chiede ascolto. In democrazia va bene tutto, però non esageriamo, perché intanto quello che dicono non è così, perché io fino alle 3 posso fare le consumazioni, fino alle 3, c'ho soltanto uno stop dalle 3 alle 6. Il problema diventa che all'interno del bar posso consumare, non posso uscire fuori dal bar, perché se consumo rischio la sanzione. La dobbiamo smettere di continuare a dire rischia la sanzione, rischia e non porti la mascherina, rischi la sanzione. Cerchiamo di usare un tono un pochettino meno rigido nei confronti della comunità nel suo insieme. Perché lo facciamo ridere? Perché poi la gente si trasferisce, si sposta. Qualcuno si può spostare pure a Chiediscalo, già si spostano a Chiediscalo nella parte bassa di Chieti, a Francavilla. Quindi spetta all'amministrazione comunale di mettere intorno a un tavolo le persone di buonsenso e chiudere questa commedia, quando ci sono problemi più seri, il caro bollette e tutto quello che ci sta dietro.